Francesco Macri ha detto che la nostra partnership con la CF Arezzo è particolarmente sfidante. Perché? Perché il calcio femminile, come dicevo, non è una scorciatoia, è uno sport particolare, speciale, proprio perché sono le donne che non sono soggetti tradizionalmente portati a questo tipo di sport, che in realtà è cresciuto nel tempo, nel silenzio, come dire, in un alveo più, come dire, più sconosciuto da specialisti, da appassionati veri anche dal punto di vista, credo, tecnico, e quindi è più sfidante in questo senso e apprezzabile lo sforzo di chi fa impresa in questo tipo di sport. Estra, anche nel nome dell'inclusione, credendo nello sport, nei valori dello sport in assoluto, ha inteso sostenere questa avventura calcistica che sta dando grandi soddisfazioni e anche già a buon livello. Ecco perché questo rapporto così saldo con lo sport da parte di Estra. Ma perché è la cosa più sana da trasferire. Estra investe tantissime risorse nel marketing, nell'ambito sportivo, perché crediamo nei valori assoluti che deve trasferire lo sport. Lo sport per noi è comunicare un'azienda che fa della lealtà, della correttezza, della competitività, i capisaldi del suo agire quotidiano nel segno della prossimità, della vicinanza anche a una comunità. Non andiamo a sponsorizzare i grandi club, se non la prima squadra toscana che è la Fiorentina, ma cerchiamo di sostenere quello sport che ha anche un risvolto rilevante dal punto di vista sociale.